iscritti, ma anche ai nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto, come al solito, veterani, fedelissimi e abbonati, l'ondata di Om bella spontanea in chat. E quindi uscimmo a riveder le stelle, ma che piacere essere quivi riuniti per affollato Gianluca Lamberti Show, come il nostro salottino e ormai consuetudine, un sacco di ospiti, sia direttamente qua al Teatro Parioli, ognuno di casa sua, che in collegamento esterno. Vi anticipo che i collegamenti esterni saranno due. Scatta fin da subito il Totonomi. Secondo voi chi sono gli ospiti speciali con la quale ci collegheremo nel corso di questa puntata? Mentre passo ai saluti, il buon Mesby in regia e poi centravanti di sfondamento con tanto di poster abbiamo il Marco Enrico De Graia. Come stai? Sì. Bene, bene, grazie. La DeLorean è carica, è tutto pronto per... È carica e avremo di che commentare insieme. Fresco di eclissi, il mio druido preferito, ladies and gentlemen, per la prima volta sull'attualità. Insieme a noi Andrea Cogerino, come stai? Ciao Benone, ciao Giallo, ciao a tutti. Alla grande. Molto bene. Fra l'altro abbiamo il regista che gioca a indovinare gli ospiti in chat. Non vale. Mesbe, tu non puoi giocare, indovina l'ospite. Anch'io posso dirlo, poi, se vuoi. No, neanche tu puoi giocare. Lucia Buzzi, grazie di cuore Claudia Pisani, grazie di cuore EN85 e chiunque contribuirà con i super sticker o con gli abbonamenti o con i like o con le condivisioni, che è tutto bene accetto. Ecco, sono, per chi ci segue live, è il 9 di aprile. È una data particolare, di una settimana particolare. Cercheremo, intanto facciamo un primo giro per vedere, partendo da te Marco, visto che sì, ultimamente parli poco, commenti poco, dici un po'. Sì, sono notoriamente un uomo silenzioso. Ma guarda, sicuramente una giornata particolare, perché oggi intanto finisce il Ramadan, quindi facciamo gli auguri agli amici islamici per la fine di questo mese lunare, e quindi questa sera molti faranno festa. E poi non voglio rubare parole ad altri, ma insomma c'è stata la questione dell'eclissi, c'è la questione che ci aspettiamo la risposta dell'Iran, poi insomma ne sono successe parecchie, quindi ci sarebbe da fare una maratona, però direi che non è il caso, visto che una maratona e un'edizione straordinaria. Non è detto che questa puntata non lo diventi, vero Marco? Assolutamente sì. Spazieremo, è proprio il caso di dire spazieremo, e poi capirete anche il perché. Druido, come stai? Sono super felice perché due ore fa, dal terrazzo ho visto due arcobaleni, quindi è stato un momento molto emozionante per me. L'arcobaleno è, dal mio punto di vista, una delle manifestazioni sul pianeta Terra più affascinanti, emozionanti, ma anche direi magiche, quindi vederne due molto luminosi era davvero un'esperienza archetipica, bellissima. Veniva proprio voglia di andare a cercare il pentolone d'oro. Bravo, stavo per dire quello. Come ben sai, c'è questo mondo fatato ai piedi dell'arcobaleno e si dice che ci sia un grande pentolone d'oro da trovare. Una cosa bellissima, che sia metafora o che sia oro fisico, ne parleremo anche di questo. Scrivono in chat: solo Cogerini può vedere due arcobaleni, o come meglio cita una celebre pubblicità, prendo quello che ha preso lui. Quindi quando c'è ecco. Per adesso posso bere
Ecco, dai, sì, un giro alla nostra, anche se da solo non è il massimo, potresti offrire in chat privata. Io sono io allora. Si sono messi d'accordo per escludermi. Vabbè, se bevi solo dell'acqua informata, non è colpa nostra, voglio dire. Allora, chiedo anche aiuto a Mezbet. Sbaglio o nessuno per ora ha indovinato i due ospiti? Sono due grandi nomi della controinformazione. Sì, due. Sì, no, non li ha indovinati nessuno. Nessuno? Nessuno. Allora, partiamo per galanteria? Sì. Io, siamo pronti? Andiamo? La possiamo presentare? Allora, per galanteria io direi... Quindi prima nostro ospite femminile. Allora, facciamo così. Se vi dico che è un ospite femminile, secondo voi chi è? Io lo so. Non vale. Non vale, noi lo sappiamo. Adesso ci manca che Mesbe dice la sola. Allora, è una cara amica che mi ha presentato Gianluca, posso dire questo? È vero, sì. Allora, dicono è colpa sua se siamo amici. Dicono la Susi, dicono Valentina, ma purtroppo per loro... Non è così. Manca da un po' di settimane. Era qualche settimana, per non dire qualche mese, che non facevamo qualcosa insieme e adesso l'hanno indovinata. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, la devi invitare. Eccola Stefania. Sì. No, l'hanno indovinato in parecchi. Allora facciamo così. E ovviamente Enrica Perucchietti, e andiamo a sentire un po'. Eccola qua. Un abbraccio alla nostra Enrica in chat. Facciamo il conto alla rovescia e cerchiamo di analizzare il maggior numero di notizie in minor numero di tempo. Abbiamo provato a fare una gara, anche una sorta di maratona delle informazioni, una sorta di TG al meno 3, meno 2, meno 1. Vai con Enrica. E ci siamo, il ritorno di Enrica Perucchietti insieme a noi. Come stai, Enrica, innanzitutto? Ciao, buonasera a tutti. Dai, un pochino meglio, ho avuto un po' di acciacchi e infortuni. Acciacchi di stagione e non solo, ma guarda, sono curioso di quel che ci racconterai questa sera. Anzi, grazie per aver trovato il tempo. Faremo un viaggio nelle notizie più eclatanti che Enrica ha scelto per voi. Ecco, se tu sei pronta, io direi che possiamo partire. Mi dai l'ok? Prontissima. Notizie proprio selezionate ad hoc, che sono quelle che rimangono un po' in ombra, giustamente, in media mainstream, giustamente, perché lo capiremo, perché possono dare un po' fastidio o perché l'interpretazione che poi viene data dal sistema è sempre un po' di parte. Partiamo con l'intelligenza artificiale, ma soprattutto partiamo con Elon Musk, che insomma è uno dei protagonisti di questo canale. Quando ci sono io se ne parla sempre moltissimo. Che cosa ha detto Elon Musk nel corso di un'intervista su X a Nikolai Tangen, che è il numero uno di Norges Bank Investment Management, che la capacità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale supereranno l'intelligenza umana entro la fine del prossimo anno, se la fornitura di energia elettrica e l'hardware saranno in grado di soddisfare le crescenti richieste della tecnologia. La mia ipotesi, ha continuato Musk, è che avremo un'IA più intelligente di qualsiasi umano, probabilmente entro la fine del prossimo anno. Gianluca, che ne dici? Beh, sicuramente più intelligente di tanti personaggi, di sicuro, ma a parte gli stavo per dire, cioè, ora la partita sta anche all'uomo, no? Perché se l'intelligenza artificiale, la stupidità è umana, quantomeno nel tempo presente, ecco. Ma più che altro abbiamo visto la stupidità soprattutto di alcuni personaggi in posizione chiave adesso, insomma. A parte gli scherzi, mi sembra che ci sia, soprattutto nell'ultimo anno, oltre la volontà di nuovo di pigiare sul terrorismo mediatico, in questo caso sugli scenari catastrofici, il famoso scenario Terminator, la singolarità tecnologica, questa volontà di far passare l'idea che le machine learning siano intelligenti, addirittura siano più
intelligenti dell'essere umano e che tra poco lo eguaglieranno, addirittura lo supereranno, e quindi si parla di singolarità tecnologica. Serve sicuramente, secondo me, per aumentare un po' la bolla di tutte quelle startup, di tutte quelle aziende, tra cui la stessa quella di Elon Musk, che investono sull'intelligenza artificiale. Lo stesso Musk è stato proprio uno di quelli, a partire dalla scorsa estate, che ha alternato il catastrofismo, l'allarmismo sull'intelligenza artificiale a quei tentativi poi di chiedere una moratoria, di fermare tutto per almeno 6 mesi, quando lui stesso poi stava investendo proprio in nuovi progetti. Quindi quando si parla di Big Tech, di Silicon Valley e soprattutto di Elon Musk, bisogna fare molta attenzione, secondo me, a quali sono poi i reali interessi dietro i progetti che vengono portati avanti da questi personaggi. Ecco, adesso lui si rituffa nell'intelligenza artificiale anche magari un po' per distrarre da come sta andando Tesla, e quel che ci chiediamo un po' tutti è: ma avrà abbandonato questa cosa di Marte e dello spazio? Mi sa di no. Ma mi sembra che la tecnica della distrazione, come già anticipavi tu, no, per cercare di deviare l'attenzione del pubblico dal disastro Tesla, punti in due direzioni. Da un lato l'intelligenza artificiale, che sicuramente va benissimo soprattutto per quelle startup e quelle aziende che hanno investito negli ultimi anni, l'esempio, quello per esempio di OpenAI e quindi di Sam Altman, e dall'altro puntare per esempio su Neuralink, abbiamo visto dall'approvazione della Food and Drug Administration fino all'annuncio del primo test sull'essere umano e sui risultati che starebbe ottenendo il suo chip. E dall'altro però c'è tutta la questione che è legata appunto a Starlink e invece a SpaceX. Starlink, vabbè, se ne è parlato, ormai è sdoganato ovunque, anche nel nostro paese. Poi c'è tutta la questione SpaceX. Tra l'altro, nelle scorse settimane c'erano state delle notizie legate a delle inchieste giornalistiche sui rapporti opachi di Musk con l'intelligence americana. Secondo me, anche un po' qua per deviare l'attenzione, c'è stata l'ennesima sparata del nostro, perché il magnate, durante una conferenza stampa proprio di fronte ai dipendenti di SpaceX, avrei voluto vedere la loro faccia, ha rilanciato il suo piano proprio per arrivare a sbarcare, addirittura a colonizzare il pianeta rosso, arrivarci prima che scoppi la terza guerra mondiale. Cioè, Musk vuole essere anche l'uomo della provvidenza, cioè vuole arrivare a portare l'umanità su Marte prima che, secondo lui, ma a breve, possa scoppiare la terza guerra mondiale, e addirittura, secondo Musk, i grandi della Terra finiranno a lanciare bombe nucleari sulla Luna, non si sa perché. Allora, qua si fatica a tornare, per modo di dire, ad andare sulla Luna, si fatica insomma a intraprendere qualunque tipo di spedizione spaziale, però il nostro, come dicevo prima, ha questi, insomma, questi sogni sempre in grande, si lascia andare a questi proclami sempre in grande. Avrei voluto vedere però i dipendenti di SpaceX, che sicuramente ne sanno più di noi, davanti a queste dichiarazioni che faccia avranno fatto. Quindi che facciamo, Giallo? Iniziamo a vedere una villetta schiera su Marte, a vedere i prezzi? Oh, so, ho notato che si lascia andare, ecco. si lascia andare un po' troppo, forse, come lo zio al matrimonio. E Musk è un po' così. Ma saranno i funghetti, la chetamina, insomma. Mi sa che forse ogni tanto esagera, e magari esagera anche prima di una conferenza stampa. Ecco, perché rimaniamo in ambito del cielo, le stelle, i pianeti, il sole, geoingegneria, visto che molti hanno guardato a questa eclissi, che ne è dei progetti e della geoingegneria sul sole? Ma no, ma Gianluca, ma non esistono, ma lo sanno tutti, ma non fare il cospirazionista di turno, non esistono questi progetti, sono tutte fandonie. Veramente, mi fai il cospirazionista da scuola pasta in testa, non esistono questi progetti. O forse sì? L'ha detto. Ma io mi ricordo una puntata dei Simpson, quindi direi che la fonte è ufficiale. Ah beh, giustamente, allora. Io più che altro mi ricordo qualche anno fa, e poi ripresa qualche mese fa, l'ennesima sparata di un altro, insomma ancora più inquietante di Elon Musk, che Bill Gates. Ti ricordi quando aveva deciso che con il suo progetto di geoingegneria avrebbe
oscurato il sole, avrebbe fatto in modo di riuscire a schermare la Terra dalle radiazioni solari, e lì in qualche modo la gente ha iniziato a chiedersi: ma quindi la geoingegneria esiste? Non sono cretinate se lo stesso Bill Gates, no, che vuole portare avanti questi progetti? Bene, il fatto che non soltanto esista, ma non sia neanche più un tabù, e qua mi sa che qualcuno ha seguito un po' la teoria della gradualità e la finestra di Overton, e quindi, come al solito, tutti quelli che sono stati tacciati di essere dei complottisti, dei beceri cospirazionisti, ora possono andare in giro con la mia maglietta, quella che però dobbiamo ancora stampare con su scritto "avevo ragione". Bene, che cosa è successo? C'è un articolo molto interessante su L'Indipendente, vi invito ad andare a leggerlo, ad approfondirlo. Ci spiega che a Alameda, in California, quindi negli Stati Uniti, è iniziato un esperimento proprio di geoingegneria, di gestione della radiazione solare, che gli stessi organizzatori avevano deciso di mantenere segreto, quindi nell'assoluta segretezza, perché avevano paura di boicottaggio, avevano paura che gli attivisti potessero fermarlo, perché qualcosa del genere era successo con un progetto simile all'Università di Harvard, con il suo progetto esperimento di perturbazione controllata stratosferica, che avrebbe dovuto avere luogo in Svezia, e anche qua c'era lo zampino di Bill Gates. Invece, martedì scorso, quindi tornando invece in California, martedì scorso da una portaerei dismessa nella baia di San Francisco è stata messa in funzione una macchina che sparerà trilioni di particelle di sale marino nel cielo, nel tentativo di aumentare la densità delle nuvole e la loro capacità riflettente. E questa macchina continuerà a funzionare e a sparare questi trilioni di particelle fino a maggio. Il progetto CARE sarebbe il primo, vabbè, rispetto per quanto ne sappiamo, il primo esperimento all'aperto di tale tecnologia nel campo della geoingegneria, che mira a ridurre la temperatura proprio schermando i raggi solari. Insomma, molto interessante, molto preoccupante anche, poi ti lascio la parola, perché c'è un aspetto, ed era anche per questo che gli organizzatori avevano poi paura di un sabotaggio, comunque di azioni di protesta, perché questa tecnologia che mira a riflettere la radiazione solare è una delle più criticate nel campo della geoingegneria per il suo impatto invasivo e per le sconosciute conseguenze, quindi le ricadute ecologiche ma anche sociali che avranno. Quindi per l'ennesima volta siamo un po' tutti cavie in questo grande laboratorio sociale che avviene anche sopra le nostre teste. No, dicevo, ho visto tutti i film catastrofici cominciare così, con la scusa di andare a mettere una pezza, quindi la prossima era glaciale, se ci sarà, saprete chi ringraziare. Questi vogliono abbassare le temperature e magari vogliono far piovere perché c'è la siccità, però quella piovosa, quindi vedi anche oggi come le temperature in quel di Torino, tra freddo e pioggia, direi che sono un po' fuori stagione, ma per loro la temperatura aumenta sempre e insomma staremo a vedere. Insieme abbiamo fatto anche un po' un cammino che è arrivato a Edizioni Facciamo Finta Che, e abbiamo fatto un libro che si chiama I Signori dell'Immortalità, che guarda un po' il signor Tucker Carlson, ha fatto un bell'assist, no? Assolutamente sì, ci ho quasi copiato, ci doveva anche citare. A parte gli scherzi, nell'89esimo episodio, andato poi su X, Carlson ha intervistato un nostro amico, un altro nostro amico che citiamo molto spesso, dopo Elon Musk, che è Brian Johnson. Perché ne abbiamo parlato spesso ed è anche uno dei protagonisti dei Signori dell'Immortalità nel mio libro, perché Brian Johnson, tra l'altro, insomma, è giovanissimo, una cinquantina d'anni, è un altro magnate, miliardario della Big Tech,
tech della Silicon Valley, era anche, ne parlavo già in Cyberuomo, perché già nel 2016, proprio nello stesso anno in cui Musk aveva fondato Neuralink, Johnson aveva fondato la Kernel, con un obiettivo praticamente fotocopia rispetto a quello di Musk, cioè quello di brevettare un chip neurale per ibridare l'uomo con le macchine. Johnson è in qualche modo è diventato famoso in tutto il mondo per il suo non soltanto regime dietetico, ma per la sua vera e propria ossessione per l'immortalità. Prende a un team di una trentina di medici che lo segue, lo monitora tutto il giorno, anche quando poi va a dormire, ha una diciamo un regime ferreo tra la dieta e l'attività fisica, e poi lo scorso anno, durante insomma il periodo estivo, aveva deciso di provare anche la tecnica della parabiosi, cioè queste trasfusioni di plasma con il plasma del figlio, e figlio sedicenne, e a sua volta lui donava il sangue e il plasma invece al padre Richard, perché comunque questa è una moda che va molto, soprattutto nella Silicon Valley. C'è una startup, l'Ambrosia, che vende proprio questa forma, poi alla fine, di moderno vampirismo per chi ha i soldi, perché ognuna di queste trasfusioni di plasma costa almeno 10.000-15.000 dollari, avvengono sempre da un soggetto più giovane a uno più anziano. Poi dopo qualche mese ha abbandonato questa, tra virgolette, terapia, perché diceva che su di lui non funzionava, forse perché comunque già prende tantissimi integratori e insomma sono tantissime le attività a cui medica a cui si sottopone per inseguire questo sogno, questo mito della longevità. È curioso appunto che Carson, dopo le ultime grandi interviste, abbia deciso di dare spazio proprio a questo personaggio, in qualche modo anche sdoganando la ricerca, o meglio l'ossessione non soltanto della longevità, ma addirittura proprio dell'immortalità, che, come spiego nel mio libro, è uno dei tanti miti moderni, sogni moderni che vive, che è stato riscoperto proprio nella zona della Silicon Valley. Staremo a vedere, occhio anche a quanto arriva dagli States, ma attraversiamo l'oceano, perché entriamo un po' in casa nostra, ma la prendiamo larga, rimaniamo in Europa. So che anche tu sei sempre al centro dei discorsi, delle polemiche, delle conferenze sull'identità di genere, sul gender, e questo tema è tornato proprio di gran carriera in Scozia. Perché? Perché si è deciso di estendere, di rafforzare il disegno di legge sull'incitamento all'odio, inserendo anche coloro che criticheranno la teoria di genere, il genere, quindi anche l'autopercezione di genere. Pertanto chi dovesse criticare l'ideologia di genere rischia la prigione. È andata su tutte le furie la mamma di Harry Potter, di Cormoran Strike, J.K. Rowling, che è una delle poche rimaste, comunque sta guidando un po' la sommossa, la rivolta contro questo disegno di legge in Scozia, e che sta anche mantenendo comunque diciamo alta l'attenzione, in modo che comunque i riflettori continuino a essere puntati su questa tematica così controversa, perché giustamente la Rowling ha fatto notare come ormai la libertà di espressione, di pensiero sia a rischio, se addirittura si possa verificarne la sua morte, anche perché sarà impossibile dire e constatare che esistono soltanto due sessi, e bisognerà sottomettersi quindi per legge a una teoria scientifica, ma anche se fosse scientifica, cioè il fatto che qualcuno non possa portare avanti un suo pensiero libero, in questo caso addirittura una ideologia. Quindi veramente mala tempora currunt, e tra l'altro noi abbiamo rischiato qualcosa di molto simile con il DDL Zan. Ci saranno sicuramente anche altri tentativi in futuro. È curioso però quello che sta avvenendo nel Regno Unito, a distanza tra l'altro di poche settimane, perché soltanto un paio di settimane fa c'era stato lo stop del Regno Unito ai farmaci bloccanti come la triptorelina per i cosiddetti baby trans, ossia quegli adolescenti che soffrono di disforia di genere, dopo che già era stata decisa la chiusura
della clinica Tavistock. Adesso invece si va in una direzione completamente opposta con questa dell'estensione del reato di incitamento all'odio anche per chi dovesse criticare il gender. Io direi che staremo a vedere, anche lì potrebbe essere anche un po' un cambio di rotta, un vento che cambia per quanto riguarda la propaganda e il woke, che in realtà, questo io lo sostengo da tempo, non ha cura, non gli frega dei diritti di alcuno se non di arricchire le solite multinazionali. Ecco, quindi occhio quando c'è una manifestazione, quando qualcuno finge di difendere qualcun altro, spesso il logo della multinazionale è più grande della scritta che porta e vorrebbe portare la difesa dei diritti di qualcuno. Ecco, veniamo invece a casa nostra, perché in un eventuale termometro che segna in qualche modo la salute della libertà di stampa, devo dire in questo caso c'è anche chi comincia un po' a stufarsi, perché cosa accade nel mondo della stampa italiana? Però vedi che anche dalla Scozia, la notizia che stiamo per dare adesso, proprio di casa nostra, il fil rouge è la libertà di espressione, di pensiero, addirittura di informazione, o meglio la censura, perché là si censura neppure il pensiero divergente, cioè proprio il buon senso, quindi non puoi più dire nulla che in qualche modo diverga rispetto a un'ideologia, e qua in Italia non puoi fare informazione se la fai andando contro i desiderata e quindi comunque le pressioni e la linea editoriale dei tuoi padroni. Succede a Repubblica, perché a Repubblica il comitato di redazione del quotidiano del gruppo Gedi ha approvato con una bella larga maggioranza, 164 sì, 55 no e 35 pavidi astenuti, una mozione di sfiducia al direttore Maurizio Molinari e proclamato uno sciopero delle firme di 24 ore. L'episodio è stato scatenato dalla decisione del direttore di mandare al macero 100.000 copie già pronte dell'inserto economico Affari e Finanza in uscita lunedì 8 aprile, a causa dell'articolo di apertura riguardante i legami economici tra Italia e Francia, tra cui anche il ruolo del governo italiano con Stellantis, presieduta dalla famiglia Elkan, che detiene il gruppo Gedi, che portava la firma di Giovanni Pons. Il pezzo è stato quindi cancellato ed è stato sostituito da un altro articolo sullo stesso argomento, redatto dal vice direttore Walter Galbiati, con il titolo, l'incipit e comunque parte del testo ovviamente differenti. Pensa anche quanto gli è costato mandare al macero 100.000 copie. Tra l'altro, che l'idillio tra la redazione Molinari fosse in crisi si sapeva, era noto da tempo, sebbene comunque Molinari possa continuare lo stesso a rimanere al suo posto, perché questa mozione di sfiducia della redazione conto comunque come il due di picche. Fatto sta che i rapporti erano tesi da tempo, in particolare da quando, durante il Festival di Sanremo, il direttore, te lo ricorderai, bloccò la pubblicazione di un'intervista a Gali, perché all'interno di questa intervista c'era il suo appello alla pace in Medio Oriente e non conteneva nessun riferimento, condanna ad Hamas, insomma poi le solite fregnacce per cui se parli di pace automaticamente sei un fascista, così come normalmente, se diverge il pensiero unico sei un oscurantista, complottista e quant'altro. Quindi comunque non tira una buona aria Repubblica, e vedremo se questo malcontento della redazione prevarrà oppure se poi Sambuca Molinari rimarrà al suo posto, alla faccia dei redattori. Sambuca Molinari, ecco, perché ecco, però rappresenta veramente, adesso Molinari, ma anche a guardarlo in faccia, rappresenta veramente il direttore del giornalismo, del quotidiano in Italia. Le copie le ha portate al tracollo, è pavido e sottomesso a Israele, pavido e sottomesso a Stellantis, la Francia, Group. Ma anche allora che direttore fa? Cioè, allora dicessero che il direttore in realtà è semplicemente un esecutore, un po' ti ricordi dei tempi? Esecutore fallimentare. O Emilio Fe, cioè, e quello ormai è, vogliono degli impiegati, dei prestanome
che presenzino i salottini televisivi a ripetere a pappagallo quel che il padrone vuole. Siamo ridotti a questo. Beh sì, secondo me manca soltanto l'acquario con le carpe dove far nuotare anche i redattori nella sede di Repubblica. Ti racconto un episodio su Molinari, personale, quando ancora seguivo, prima di seguirli con te, no, perché poi li abbiamo sempre tagliati e non li abbiamo più seguiti, i famosi corsi di aggiornamento dell'ordine dei giornalisti, andai, ma si parla di insomma, parecchi anni fa, a un corso, adesso non mi ricordo, comunque era tenuto proprio da Molinari, che era il capoccio, il protagonista di questa lunga, lunghissima conferenza dove presentava un suo libro e parlava di Isis. A parte le fregnacce che aveva detto, vabbè, ma poi insomma puoi immaginare, poi si parlava di Isis, ma sai che addirittura io, che già avevo comunque gli anticorpi, perché insomma già conoscevo la storia di Isis, tutto ciò che ruota intorno, i legami con l'intelligence, Mossad e CIA, io sono uscita da quella conferenza che avevo quasi il terrore di trovarmi un tagliagole proprio alla porta, per il tipo di terrorismo che aveva fatto, la propaganda che riusciva comunque a promuovere, le tecniche anche in qualche modo di manipolazione, perché poi quando sai come manipolare il pubblico, su quali argomenti far leva, puoi essere comunque anche molto bravo nel sensibilizzare in una direzione o nell'altra e quindi comunque pilotare ed eterodirigere la platea. Quindi io ho immaginato poi, cioè mi è rimasta proprio quest'ansia, ma per un bel po', io immagino delle persone magari, sai, non abbiano poi approfondito dopo in maniera un pochino più indipendente, in questo caso la storia di Isis o del terrorismo in franchising, e magari sentendo, no, e vedendo in base anche all'autorevolezza, all'autorità che sprigiona un personaggio come un direttore di una testata, quale possa essere stato l'impatto in questo caso sui colleghi, che poi a cascata sono quelli che scrivono gli articoli seguendo delle linee editoriali e che poi vabbè, come dicevi tu, i grandi media sono sempre più in crisi, però in qualche modo il grande giornale unico che copia e incolla le notizie è quello che fa ancora presa su tantissime persone che segue quello che dice i media mainstream, perché i media mainstream per loro non mentono. Di fantozziana memoria, effettivamente Molinari sembra un po' un nuovo Fantozzi, anche almeno anche a livello di Lombroso, proprio vederlo, l'aspetto, il cranio. Va bene, detto questo, mi hai anche ricordato questa brutta cosa dei corsi di aggiornamento. Vabbè, sorvoleremo, Enrica, sorvoleremo. Come ogni anno sorvoliamo. Vogliamo, se ci dichiariamo vittime del sistema e prigionieri politici. Detto questo, io ti ringrazio per questo collegamento, e mi ha fatto un sacco piacere, era da un po' che non ci vedevamo in video e quindi voglio ringraziarti a nome di tutti gli amici del canale per questa tua partecipazione. Grazie a te, un abbraccione a tutti, un abbraccio anche al giovane Mesbet, che so che è in regia, nascosto, occultato, che sta in realtà cercando un monolocale su Marte. Un abbraccione. Torniamo in studio. E ci siamo tanto divertiti con Enrica. Chissà che possa venire anche più spesso. Ci siamo sentiti anche in chat, perché era con noi anche nella chat del programma, perché sì, ho scoperto sì. Un suo lato, è una grande fan di Tiziano Sclavi e ha proprio mandato un sacco di messaggi di ammirazione, che lo segue da quando aveva 12 anni, a tutte le poesie, i racconti, oltre ovviamente ai fumetti. E cita proprio Gianlu, mi raccomandiglielo, eccolo qua, quante volte tornerai, è la sua opera preferita, quindi ne ha parlato anche con Quaglia, che salutiamo, in Hollywood Propaganda, che è una bellissima rubrica che vi consiglio. Quindi insomma, con Enrica e i coniugi Sclavi dobbiamo organizzare sicuramente anche poi un evento in sede, ci facciamo una bella chiacchierata, una cena. Assolutamente, quindi mi fa un sacco piacere. Ma detto questo, mentre poi i nostri amici
andranno a provare a indovinare l'altro ospite misterioso, un giro di commenti su quanto detto da Nick. Abbiamo dato veramente tante informazioni, mi è piaciuto anche questo taglio da TG in cui tutte le notizie una in fila all'altra. Marco, sì, ne vuoi commentare qualcuna? Allora, c'è un po' la questione di questi mattacchioni californiani che mangiano pesante, non so se mangiano una pentolata intera di peperonata, poi vanno a dormire nei ventani di ogni colore, no? Che una volta vogliono oscurare il sole, una volta vogliono invece fare le nuvole, una volta ne inventano di ogni. Forse non hanno ben presente che la natura è un po' difficile che riesca a farsi dominare da dei rincoglioniti californiani. Poi, per carità, dei danni ne faranno sicuramente, ma non è certamente con le idee folli, no, di questi che riusciranno a, che ne so, a oscurare il sole piuttosto che fare cose del genere. C'era già stato, mi sembra proprio, cioè non Elon Musk, era stato Bill Gates, che due o tre anni fa aveva inventato una stupidaggine di andare a buttare, non so se era del gesso, che cos'era, per creare una sorta di cupola attorno alla Terra, per filtrare non so dirti che cosa. E io avevo fatto un calcolo, ancorché approssimativo, e no, ma Marco non dice parolacce questa sera, mi stavano riprendendo. E quindi niente, avevo fatto il calcolo e insomma non sarebbe stato un lavoro immenso con migliaia e migliaia di viaggi, no, per andare su a portare tutto questo, cioè delle cretinate che non stavano né in cielo né in terra. Però il grave è che continuano a dirle, no? E è ancora più grave che i giornali seguano queste notizie, no? Cioè che ne parlino continuamente. E non riesco a capire se è un modo per far pensare alla gente altro, no? Invece di pensare i veri problemi che ci sono sulla Terra, o se invece sono talmente asserviti a questi giullari del XXI secolo che qualunque cretinata dicano, loro la enfatizzano sui media, ecco. Fra l'altro, la puntata dei Simpson era con il signor Burns, che era notoriamente ispirato ai Rothschild, a Jacob Rothschild. Sì, esatto. Ecco, che è proprio lui, ecco. Druido, Andrea Cogerino, vengo da te. Un commento su quanto ascoltato fin qui. Sì, innanzitutto sono felice di vedere Enrica, con cui ci siamo conosciuti, penso 15 anni fa, a una conferenza di Mauro Biglino, non ancora famoso, quindi mi ricordo proprio questa scena bellissima in cui tutti insieme guardavamo le montagne qua della Val di Susa. E per anni abbiamo lavorato anche insieme alla 1, è stato proprio un bel percorso che abbiamo fatto insieme, e guardarla da qui adesso è stato bello, emozionante. Ci ha fatti conoscere a me e Gianluca, quindi è una delle donne più, come si dice qua in Piemonte, puntua, si dice, cioè una persona, Enrico? È una donna, come si può tradurre, appuntita, cioè molto sagace e brillante, ma sì. Hai dimenticato di dire che però 15 anni fa era ancora una ragazzina, voglio dire. Ma ancora adesso, ancora adesso. Ecco, organizzeremo presto anche, anzi, visto che chissà se poi Enrica sarà poi meglio, non so se è ancora in chat, noi sabato cosa facciamo? Spiega un po' anche, perché fra l'altro visto che ieri che era una giornata dalle energie particolari, tu come al solito ogni tanto ci sentiamo al mattino, perché tu poi il pomeriggio fuggi proprio in natura, nei boschi, nei sentieri, vai a meditare e vivi proprio anche un po' come un piccolo eremita, no? Cosa hai potuto scorgere a livello di energie, che situazione vedi? E poi ricordiamo quel che faremo questo sabato alla Sacra di San Michele. Sì, la cosa che ho notato, avendo questa fortuna di vivere molto fuori dalla civiltà moderna, diciamo occidentale, cittadina,
Quello che ho notato dal punto di vista energetico ieri e oggi è stata proprio, come dire, due rovesci della medaglia, due opposti molto forti. Cioè ieri sera effettivamente ho sentito, mi sono connesso alle vibrazioni esterne e non tirava una bella energia, non c'era una bella, non so come dire, non vorrei essere catastrofista, né lo sono, però non era una bella energia. E oggi, contemplando i due arcobaleni alla stessa ora, al crepuscolo, da casa, ho sentito proprio che cosa invece vuol dire contattare belle energie. Quindi mi domando, se tutti quanti sono concentrati su questo benedetto eclissi e tutti sono lì a contemplarlo con il cuore spalancato, non sarà una cosa, non dico pericolosa, ma pessima come attitudine a livello mondiale? Io, se ci fosse una civiltà evoluta con gente, come dire, che comanda di buon senso, punterei invece tutto su contemplare il tramonto, l'alba, contemplare i fenomeni di arcobaleno. Cioè ci sono delle vibrazioni sul pianeta Terra che non solo toccano a livello archetipico, quindi l'anima dentro di noi, ma a livello proprio vibrazionale, secondo me, e adesso parlo per un attimo di magia, apro e chiudo la parentesi, alcune esperienze io sinceramente, se proprio devo dare una definizione di quello che è successo ieri, le inserisco nell'ordine di idee della magia nera, tanto per intenderci. Non è una bella operazione, secondo me, quella che c'è stata a livello mondiale. Sparare tutto su questa contemplazione, come se fosse la cosa più bella del mondo. Si aprono dei portali, secondo me, dove potrebbero, adesso senza essere catastrofisti, però non è una cosa bella, secondo me, a spalancarsi così a questo fenomeno. Sarebbe bello invece spalancarsi all'arcobaleno, spalancarsi all'alba, spalancarsi al tramonto, al volo delle rondini, spalancarsi all'arte, al bello, all'arte. Hai ragione. Pensa all'arte. Ma aspetta, visto che siamo praticamente 2000 persone con le piattaforme che sono le pagine Facebook, YouTube e su Twitter, che adesso si chiama X, siamo praticamente 2000 solo adesso, sbaglio o cioè, state sentendo anche voi un miglioramento delle energie? Quindi da che c'era più divisione, più nervosismo, più chiusura verso gli altri, piano piano anche, cioè, io personalmente ci sono state anche magari delle nottate che non riposavo male, mi svegliavo spesso. Adesso sembra, almeno apparentemente, il peggio essere passato, mi sento un po' meglio, più libero, piano piano un po' si va verso il sereno, sono un'impressione mia o anche gli amici a casa o voi in studio, che ne dite? Gian, posso aggiungere, Gianlu, che questi sono dal mio punto di vista i giorni più belli, più puri, più potenti dell'anno. Oggi contemplavo il fiore di melo, che non tutti conoscono, di solito si contempla il fiore di ciliegio, che bellissimo, sono fiori bianchi. È una cosa bellissima contemplare i fiori, solo in questo periodo dell'anno ci sono. Il fiore di melo, ho scoperto oggi contemplandolo, che è uno dei motivi per cui l'isola di Avalon, che significa proprio l'isola delle mele, è un luogo che dentro di noi alcuni, insomma, sentono come un luogo fatato. C'è tutto questo mondo, secondo me, al di là del velo, ne abbiamo parlato spesso nelle nostre puntate, ma nelle manifestazioni sul pianeta Terra di questo periodo, tipo l'arcobaleno, tipo appunto i fiori che sbocciano in questo periodo, le foglie verdi appena nate, sono un'esperienza bellissima, c'è tanta bellezza e ogni anno si ripropone. Questo è quello su cui dovremmo spalancarci in questo momento. Io credo che, appunto, come dicevi prima, la natura è, come dicevamo in più volte, in più puntate, è davvero la nostra maestra, non solo perché ci insegna una serie di cose, ma semplicemente perché ci fa un lavaggio energetico, ci purifica. Quando c'è stato il 2020, quel fenomeno, quel periodo in cui eravamo costretti a stare chiusi in casa, quello che io ho notato successivamente è che, per esempio, in montagna, dove vivo io, per esempio, in Val di Susa, c'era molta più gente che aveva voglia di andare a camminare. Tu tieni anche presente che
non so se si possono dire certe, quel periodo era proprio questo periodo che strategicamente invece il periodo in cui spalancarsi alla natura, far l'amore nei prati, a guardare gli uccellini che cantano e i merli che cantano, sono un'esperienza bellissima. Questo è il periodo della vita, dalla notte dei tempi. Beh, invece associarlo sì, alla morte. Marco Rico, cosa sta succedendo? Si stanno dando all'amore tutti i gatti contemporaneamente. Che succede? Guarda, l'ho scritto adesso perché stavano chiedendo se era pancia bianca. Perché l'altro giorno era lui che... No, a pancia bianca è passato l'estro, invece questo è Giannino. Ma veramente? Non so se sei giù tu o la gente in chat che sa i nomi di tutti i tuoi 14 gatti. Quanti riconosco nomi? La voce, perché è dietro, riconosco la voce. Perché questo è giovane ancora da, come dire, da sterilizzare. Ecco, quindi... se lo volete sentire continuare a miagolare anche per i prossimi anni, io lascio così com'è la cosa. Ma chi siamo noi per decidere palline altrui? Così, quant'è la colonia di gatti attualmente a cura tua, diciamolo? Sono 37 amici e amiche da casa. Marco Enrico De Graia è il capobanco 37 gatti. 37 più due che vengono ogni tanto, sono jolly. Ecco. Comunque, mentre parliamo poi dei riti di primavera, io direi faremo il rito, i riti della primavera, per chi ci segue anche nelle escursioni, fra l'altro idromele. Io devo vedere gli altri. Marco, tu, anche tu, bicchierino. Io oggi guardo e basta. Dai, lui facciamo sento un gocci fuori. E ne ho ancora un gocci. Mi sento c'è anche Mesbet col sorbolo in regia. Sono l'unico. Va bene, alle mie spalle. Si beve. Stavamo dicendo di questo periodo particolare. No? È sicuramente un periodo, giorni particolari. Adesso, indipendentemente dall'eclissi, perché quello è un fatto... fortuito, no? In base. E dovete sapere che domani notte ci sarà la luna nuova e nella prossima notte, nella notte da mezzanotte, dalle 10, che prima che sorga il sole, gli alchimisti, quelli veri, andranno a raccogliere la rugiada e la conserveranno per tutto l'anno per poter fare le loro opere di ricerca. Pratiche, di esatto. Non è magia, ma... È alchimia, è un'altra cosa. Sì, qui ecco. Si parla di acqua autoinformata, allora, stavo dicendo. Vediamo se... Ti è piaciuta questa cosa dell'acqua informata? È la seconda volta che me la dici. Sì, approfondiremo. Allora, vediamo se in chat indovinano il nostro prossimo ospite celato, l'ospite misterioso, perché continuiamo ad alzare le vibrazioni. Se alziamo le vibrazioni ancora un po', quindi chi può essere il nostro ospite secondo voi? Vediamo un pochettino. Mentre vediamo se indovinano. Mesbet, mettimi anche la schermata di sabato. L'ospite, cioè, gli indizi sono che si alzano le vibrazioni, quindi cos'è che alza tantissimo le vibrazioni? Magari una risata, no? Sacra di San Michele, sabato 13 aprile, con Andrea Cogirino, il pomeriggio è sold out, abbiamo la tarda mattinata ancora disponibile, perché facciamo due volte il giro, 3388-446-9845, se vi va approfittate per fare qualche chilometro e venirci a trovare. Prima conferenza all'aperto al Sepolcro dei Monaci, poi mini trekking semplicissimo e visita proprio con me e con Andrea alla Sacra di San Michele, dove saranno disponibili anche i nostri libri. Ok, allora vediamo, sì, l'hanno indovinato. Hanno indovinato, c'è stata una persona che ha indovinato, invece ce n'è stata un'altra che ti ha buttato proprio lì la provaci, ma voglio dire, come ospite un Pippo Baudo, però penso che sia un po' difficile portare. Lui, se viene, vuole presentare. Ma noi lo lasciamo presentare, Pippo Baudo. Vediamo. Sì. Intanto, allora facciamo così: andiamo con Andrea Tosatto e poi torniamo, perché Marco Enrico, con Andrea Tosatto, come ultima battuta,
ho accennato a quel che tu stamattina alle 5 mi hai mandato. Secondo voi, Marco Enrico, alle 5 del mattino, che cosa mi manda? Lo scopriremo. No, è l'ora sbagliata, era attorno alle 6, non era attorno alle 5. Ah, vedi, ho sbagliato. È l'ora vecchia ancora. Vediamo. Allora, meno 3, meno 2, meno 1, vai con Dosato. Ci siamo in collegamento speciale, dopo qualche mese ci si rivede. Come stai, Andrea? Bene, bene, tu? Tutto bene, mi fa piacere vederti, sentirti. Il mattatore delle notti televisive sta un po' sconvolgendo quello che è l'antico mezzo televisivo. Guarda, sono contento perché ho questa opportunità a Canale Italia e l'editore è stato veramente corretto, nel senso che mi ha dato assoluta carta bianca e quindi questo permette di portare in televisione cose che in televisione non erano mai state portate, e quindi questo mi fa molto piacere. Ieri abbiamo messo ad esempio un discorso del magistrato Paolo Ferraro, che veramente disse delle cose molto forti e poi casualmente morì di infarto qualche anno dopo. E abbiamo parlato di stazione spaziale internazionale, facendo vedere i video sospetti. Abbiamo parlato di curvature che non si trovano dove dovrebbero trovarsi, insomma, delle cose interessanti. Bene, ne parlavamo anche fuori onda. Dubito che ti possano spostare fuori dalla fascia protetta, però insomma, intanto anche l'aspetto notturno è importante, no? Magari c'è qualcuno che fa zapping e chissà che si possa risvegliare o farsi qualche domanda. D'altronde sei proprio lì dove il sistema non ti vorrebbe, no? Sì, per adesso ti dico, nonostante abbia un insperato bel successo, perché io quando ho accettato ho pensato ma di notte non ci sarà nessuno, invece ci sono tante persone che rimangono sveglie, tante persone che mettono la sveglia apposta per guardarlo, la maggioranza, devo dirti la verità, anziani, quindi la fascia giovane manca un po', anche perché poi sai, il giorno dopo lavorano eccetera, quindi i giovani si contano sulla punta delle dita, però chissà che magari ci sono anche le repliche, magari insomma che piano piano. È comunque un percorso, poi vedo tanti eventi dal vivo, quindi mi fa piacere vedere che giri tantissimo, quindi anche sì, ho ridotto un po' adesso perché altrimenti sai non ce la posso fare fisicamente, però qualcosa continuiamo a fare, dai, almeno una volta alla settimana andiamo in giro. Si lotta. Guarda, io fra l'altro ti voglio anche ringraziare anche dalle nostre chiacchierate passate, ne abbiamo comunque tratto spunto per le uscite letterarie, abbiamo parlato di Sotto l'Antartide, Nibi di una terra proibita, poi siamo usciti con Terra Cava, poi adesso parliamo di Geografia Sacra, i portali dimensionali e poi arriveremo anche in ambito di quella luna, no? Perché d'altronde quando si parla di Tosatto sicuramente non si possono dimenticare l'Antartide, la luna e tutte le tematiche che in qualche modo l'attualità, la cronaca, no? Vedi un po' come va questo mondo. Ultimamente per cosa ti stai facendo odiare? Di che cosa ti stai occupando? Ma guarda, ultimamente mi ero focalizzato più che altro sull'omicidio di Giulia Cecchettin e poi chiaramente il fatto di questa così paventata terza guerra mondiale ha un po' catturato l'attenzione di tutti. Io continuo a non vederci chiaro, soprattutto non ci vedo chiaro sull'attentato che dovrebbe aver subito la Russia da parte dell'ISIS. E non ci vedo chiaro perché, come sai, noi sappiamo che dietro all'ISIS ci sono i servizi israeliano, anglo-americani. Sponda, bravissimo, sponda. E quindi non capisco bene a che gioco stia giocando Putin. Ecco, sono un po' sospettoso, nel senso che ho quasi la paura che Russia e America fingano di litigare, ma che poi chi ci vada di mezzo sia l'Europa, cioè che il vero obiettivo poi alla fine sia l'Europa, anche perché guardando la cartina geografica, no? Che
insomma, non sappiamo se è montata su una palla o no, però insomma fa abbastanza fede. E la Russia e l'America in realtà poi alla fine confinano, no? C'è soltanto lo stretto di Bering e poi sono attaccate. E allora uno dice: ma cazzo, ma se vi state sui coglioni voi due, ma perché non vi girate e non vi fate il mazzo a destra invece di guardare verso sinistra e puntare all'Europa? E quindi insomma mi sto facendo un po' di domande. Potrebbero vedersela a sassate in quel del nord, ma questo bravo. È qualcosa che mi sono chiesto stesso anche io, ma vedo che purtroppo, come tutte le guerre, i conflitti è fatto per durare, e probabilmente questo 2024 viene contraddistinto da quella che è la propaganda, no? Infatti hanno un po' bisogno che l'opinione pubblica si sposti, accetti, capisca perché muoversi. Esatto, ma poi anche questo fatto, no, che si scannano in Donbass e Biden che dice sei un macellaio, a Putin sei un assassino e via discorrendo, e poi in Antartide e nello spazio continuano ad andare d'amore d'accordo, perché nessuno mette in discussione il Trattato Antartico, si smazzano lo scantinato della Stazione Spaziale Internazionale, pagano l'affitto a metà, e vedi come mai. Ma l'altronde è costoso, bisogna convivere un po' come Londra, no? Sì, sai, perché poi c'è tutti i fondi, probabilmente. Ecco, no, ma guarda, su questo devo dire effettivamente la stanno giocando molto in punta di fioretto, no? Potrebbero dire anche qualcosa in più di quantomeno di diverso da quel che noi umilmente, con pochi amici e tanta voglia di fare, riusciamo a dire un po' le stesse cose che dicono loro nei vari confronti ufficiali, nelle varie interviste e occasioni pubbliche. Con tutti i servizi che hanno a disposizione ci si aspetterebbe qualche parola in più, ma magari è una strategia. Cerchiamo di capire questo 2024 come andrà. Ti dico la verità, Gianluca, che ultimamente sono un po' inibito dall'esprimermi, perché mi sono imbattuto in alcuni video di un tale che si fa chiamare Barba Scura X, non so se lo conosci. Lui è un amico. Diciamo, è un amico di Polidoro. È bravo, un amico di Polidoro, un amico della Samantha Cristoforetti. E lui praticamente dice che siamo dei complottisti di merda, che siamo dei cazzari, che non è vero niente, Gianluca, è tutto normale. Sì, le scie chimiche sono scie di condensazione. È tutto, tutto regolare. Ricerche universitarie. Non le, ma guai, ma figurati se le insabbiano o le ritirano perché sono scomode, ma siamo veramente fuori di testa, te lo dico. Noi sì, loro che li devono invece pompare con i talent, con le robe trash per farli conoscere al pubblico, lo fanno in nome della scienza. Ecco, io fra l'altro con te ho pagato pegno in quel dell'11 settembre e in quel di Dubai con le geoingegnerie, che non tratteremo, siamo finiti entrambi su Open su questo poi, ma questa è un'altra storia. Ecco, ti vorrei chiedere, mentre invece dagli Stati Uniti soffia un'aria almeno, cioè, sembra che effettivamente, guardando un bicchiere mezzo pieno, le cose comunque stiano cambiando, no? Anche Bruce Willis, altri attori si stanno mettendo insieme per fare un po' questo centro di produzione anti-woke, dicendo vabbè basta, visto come sta andando Disney, come sta andando Netflix, proviamo a fare delle produzioni cinematografiche dove ce ne fotteremo della propaganda woke. Anche perché io Bruce Willis vestito fluido non me lo immagino venire con i toppini alla Mahmood, non ce lo vedo Bruce Willis. Ecco, neanche nudo a suonare il pianoforte come Zelensky. A proposito di Zelensky, che dici? Cioè, come vedi? Li metteranno la parola fine a questa farsa, oppure il mondo in realtà è in mano? Non lo so, infatti cioè, tutto sembra andare nella direzione dell'escalation, no? Quello che sta succedendo a Gaza, il fatto che Israele ha bombardato l'ambasciata iraniana, il fatto che insomma Zelensky non si voglia arrendere, insomma va tutto nella direzione, l'attentato che qualcuno insomma vorrebbe essere legato comunque all'Ucraina. Ecco, sembra che da tutte le parti si voglia comunque arrivare alla terza guerra mondiale. Io spero vivamente di no, anche perché voglio dire sarebbe proprio scherzare col fuoco, perché insomma
non abbiamo più i fucilini della prima guerra mondiale, adesso ti arriva una testata nucleare tra capo e culo e si estingue l'umanità. La cosa che mi preoccupa ulteriormente è che se tu vai a vedere un video del 2009 della Casaleggio Associati, che sappiamo essere stata fondata tra gli altri da Enrico Sassoon, che è un rampollo di una nobile famiglia ebraica, è membro Aspen e ex presidente della Camera di Commercio americana in Italia. Ecco, se tu vai a vedere Gaia, che è questo documentario della Casaleggio Associati, nel 2009 lui profetizzava ciò che sarebbe accaduto dal 2020 in avanti, tra cui una terza guerra mondiale, e insomma è tutto molto inquietante, perché ciò che lui spacciava come fantascientifico nel 2009 si sta piano piano verificando, e quindi puzza quasi di agenda, no? Sembra quasi che avessero messo giù un'agendina e che qualcuno voglia veramente andare in quella direzione assurda ed infame. Ecco, fra l'altro capo e culo me la devo segnare, me la ricordavo diverso, sei sicuro che sia fra capo e culo? Ma credo di sì, credo che... Ma la ricordavo, però la useremo, ti citeremo, anche perché in realtà io invito... No, ma poi proprio appropriatene proprio, ormai è un neologismo, prendila come un neologismo della Treccani e via. Grazie per questo dono. Ecco, invito a vederti dal vivo, perché effettivamente le riflessioni sul come si vende qualcosa, no? Paragonato anche poi al venditore di folletto, è geniale. Io l'ho sempre detto, hai una comicità geniale che fa riflettere, e questo è anche un po' il tuo grande problema, è perché ti vogliono contenere, perché si ride ma si riflette parecchio tra che cosa sono gli attentati e come vengono comunicati, chi porta questa cosa degli attentati, il venditore del folletto, che è un po' diventato l'emblema di chiunque voglia portarci una verità, e questa automatica agenda che tu giustamente dici la stanno leggendo paro paro insieme. Ho anche colto il tuo invito a parlare del caso Eva Reali con la McKinsey, che grida vendetta, quella questione ancora evidentemente assolutamente nessuno vuole occuparsene, però grida quantomeno vendetta. Ma l'idea che l'agenda, cioè, loro hanno l'agenda, ma non gli è arrivato l'aggiornamento, cioè sembrano andare per una via tutta loro, no? Te ne accorgi? Dici, però magari poi tu dici, magari i tentacoli continuano a muoversi, ma chi aveva pensato l'agenda magari è già caduto in disgrazia. Sì, e questo è quello che io spero, speriamo vivamente che sia così. No, perché sennò la siccità piovosa e la siccità, il marzo più in siccità piovosa di sempre, come te lo spieghi? Che non gli è arrivato l'aggiornamento e non guardano fuori dalla finestra. Sì, no, ma esatto, ma guarda, io spero che tutto si risolva per il meglio. Poi comunque arriva il CICAP a dirci che insomma stiamo parlando del nulla, perché in realtà non è vero niente, quindi può darsi che stiamo sognando come quelli di A Beautiful Mind. Lo ricordi A Beautiful Mind? Quello che poi si è svegliato ed era 20 anni prima e in una corsia d'ospedale stava delirando. Quindi può darsi che siamo così. Per gente come Barbascura, di sicuro. Fra l'altro, Barbascura, se volesse avere diritto di replica, non penso che si sottragga, però non accettano mai il confronto in diretta, senza domande concordate, senza possibilità di tagli o con regia che non cambi i microfoni, o uno contro mille a farsi impallinare nelle trasmissioni fatte apposta, o non se ne parla. Ma perché se guardi poi oltretutto questi videolini che arrivano da questo personaggio piuttosto che da Polidoro, no? Non sono quasi mai, nonostante loro millantino questo famoso metodo scientifico, no? Si riempano la bocca di metodo scientifico, ma poi alla fine i loro videolini si riducono sempre nel tentativo di screditare il parlante, anche attraverso l'insulto più o meno velato. Io ho visto un video dedicato a Mazzucco di questo personaggio, dove gli dà del cazzaro, dello sbucato fuori dalla fogna, insomma, senza fare nomi. Lui dice un noto, un ex regista e fotografo di moda, perché sai, i nomi magari ti portano querele, quindi è meglio infamare, no? Mantenendo una sorta di anonimato della persona infamata, no? Che è sintomo però di grande coraggio. Esatto, e magari non si riferiva a Mazzucco, ma sai, io che sono complottista, ci ho visto Massimo Mazzucco. Ecco, se tu guardi, non sono mai circostanziati nel merito, sono proprio vuoti in realtà. È una manganellata
al parlante dall'inizio alla fine, con sarcasmo, con tono sfottente, ma mai entrando nel merito poi delle questioni. Anche perché anche lì voglio proprio vederlo in un confronto con Mazzucco, che salutiamo, è stato con noi la settimana scorsa. Ecco, lo pela vivo. Lo pela e lo mette nel salame, ecco. Ma questa, cioè, in realtà stessa sorte magari spetterebbe in un confronto pubblico anche con gente come Enrico Mentana, che tanto si pregia, no, di essere l'uomo nuovo, colui che interpreta e conduce il telegiornale, fa i 100 secondi in radio, è molto sicuro di sé. Eppure neanche lui, perché dei lacchè o in chi in qualche modo non ha personalità, notare, no, che tutti questi personaggi, tra l'altro anche con una pompatina di algoritmo, gli mettono qualche view, no? Eppure anche il GOT, anche Enrico Mentana, non sembra più volere un confronto. Ma anche con te, ma con Mazzucco, con chiunque possa portare questa visione alternativa. Sono lì, tutti messi nella stessa stanza, Bizzarri, Gasman, Mentana e tutti questi personaggi qua, e dall'altra parte? Sì, stanno, perché poi accusano, no, i cosiddetti complottisti di essere nel bunker, ma in realtà nel bunker sono loro, perché sono loro che assolutamente rifuggono da ogni tipo di confronto che non sia, come dici tu, assolutamente a casa loro, con possibilità di manipolazione di ciò che viene detto. Sì, non è tanto sintomo di sicurezza, non sono così, non cominciano a non essere più così sicuri di quello che gli fanno dire. Ecco, quindi, ma al di là, in questo aprile 2024, tu sei positivo, riesci a essere in qualche modo nel bicchiere mezzo pieno? Io credo di sì, credo che bisogna sempre essere positivi, anche perché se ci facciamo prendere dalla negatività, io credo che facciamo largamente il gioco di chi ci vuole sempre comunque piegati dall'ansia e dalla preoccupazione e dalla paura, anche perché sai che si parla anche di egregore di pensiero, no? Egregora di pensiero, cioè nel senso che se tu riesci a far mettere una collettività su una certa lunghezza d'onda condivisa, magari per una misteriosa legge quantistica magari collassi anche delle realtà terrificanti. Quindi ecco, io credo che nel dubbio, magari no, nel dubbio io dico magari non è vero che siamo co-creatori della nostra realtà, anche se io lo penso, no, dico magari non è vero, però nel dubbio, ecco, cerchiamo sempre di stare positivi, perché esatto. E occhio a chi vi vuole piegati, perché quando ci si piega nella vita è un attimo, questo lo possiamo esattamente. Ecco. Andrea, io ti voglio ringraziare, so che fra poco sarai nuovamente impegnato anche nel costruire la trasmissione, di cosa parlerai stanotte? Ma guarda, questa notte non ci ho ancora pensato, a dirti la verità. Apro sempre la trasmissione facendo un viaggio virtuale in una regione, quindi probabilmente questa sera andremo in Emilia, e poi l'argomento di attualità non l'ho ancora pensato, anzi se a te viene in mente qualcosa e mi vuoi mandare qualche filmatino che ti sembra potente, magari mettiamo così. Ti scrivo, facciamo così, mando il trailer che commentiamo fra poco, intanto lo mando in anteprima, chissà che tu possa riprenderlo anche stanotte, un film che secondo me ti risuonerà. Perfetto, dai, volentieri. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Grazie Gianluca, ti abbraccio tanto, ciao, mi fa sempre piacere, ciao. Torniamo ciao. In studio. E ci siamo. Subito un giro di commenti e poi abbiamo il trailer che ho annunciato, lo vediamo e lo commentiamo. Ma prima un giro di commenti, Marco. Sì, ma dunque, beh, a parte Andrea che è sempre simpaticissimo, no? Lui è la versione simpatica di Fantozzi, ecco, voglio dire, con questa parlata, no? Lì, di Beppe Grillo, a me ricorda tanto Beppe Grillo. Sì, Beppe Grillo. E quindi, no, niente, lui ha toccato parecchi argomenti, ha un po' anche andato a vedere
anche la questione della guerra, eccetera, eccetera. Ecco, su questo devo dire che non mi sembra che stiano scherzando, mi sembra che stiano facendo piuttosto maledettamente sul serio. Ecco. E speriamo che si riesca a risolvere la questione, ma la vedo dura. Ecco. Direi che siamo in una situazione piuttosto difficile. E le notizie che arrivano da quel lato lì non sono belle, perché lo vedrete domani mattina nella l'edizione delle 8 lì, che ci sono delle notizie che arrivano da Mosca, insomma, ci sono state le confessioni chiare e profonde dei terroristi presi, ci sono quindi tutte le indicazioni di da dove sono arrivati i soldi e via discorrendo, quindi ce ne sarebbe da fare una puntatona anche solamente per quello. E quindi direi che stiamo vivendo delle giornate veramente veramente particolari, veramente particolari da quel lato lì, che rimarranno, sono cose che finiranno sui libri di storia, queste giornate qua. E poi parliamo. Osserviamo a trailer. Andrea, un commento fin qui. Scusami, Dada mi dice il legame Fantozzi, Tosa. No, in effetti volevo dire Grillo, ho detto Fantozzi, mi ero per la parola. No, ma perché anche Fantozzi in realtà è genovese, ligure, sì, soprattutto sì, i primi... Io avevo capito cosa intendessi. Andrea. Sì, Fantozzi siamo io e Gianluca che giochiamo a tennis a Chibasso. Abbiamo riportato in vita il match Clini Fantozzi. Batti, mi dà del tu. Batti lei. Ma lo batti lei con giunti. L'abbiamo fatto. No, avevamo anche le racchette anni 70 in vero legno e corda scottata. Ma in sede è tutto anni 70, la DeLorean si è vinta, palline sgonfie, ecco. Cani racchettatalle, ecco, bellissime sotto la pioggia, non ci siamo fatti mancare niente. Fra, ci sono anche le prove, dice Mesbeth, c'è anche una foto con video del fatto che non ne prendiamo uno. Va bene, allora io... mentre tu commenti, ho visto anche una domanda a te, e quella tu commenta io te la ricerco. Sì, a proposito di quello che diceva Enrico rispetto a quello che ha raccontato Andrea, la sensazione effettivamente è che non tiri una bella aria, mi ha detto tra le righe. Ma la notizia positiva dal mio punto di vista, e che ho notato proprio come è accelerata negli ultimi mesi, è che molte anime si stanno radunando, è come se si facesse, come se ci si stesse riconoscendo con più facilità, creando quadrato per fronteggiare magari un momento un po' più di difficoltà a livello macro. E quindi io sto notando che tante anime bellissime come noi, insomma, qui in studio, con più facilità si incontrano, si conoscono, e c'è un processo di accelerazione del riconoscimento di anime affini, come se fosse una tribù che deve fare poi, deve sostenersi, un po' come è successo nel 2020, e devo dire la verità. Adesso la sensazione è che ci sarà uno step forse successivo, ma la tribù è un bellissimo orizzonte, secondo me. Il clan, la tribù, il riconoscersi, i valori comuni, volersi bene, come dicono gli indiani d'America, lingua dritta e cuore aperto, no? Questo è un modo di dire bello. C'è un modo... Guarda che bella sincronicità. Tu mi citi gli indiani d'America... E la domanda che ti fanno è proprio la correlazione, quel che tu chiami fairies, quindi elfi, gnomi e nani, che siano in qualche modo il popolo formica degli opi. Ma sì, il mondo è popolato di creature, siamo solo noi della civiltà moderna contemporanea che crediamo che non ci siano esseri della terra cava, esseri delle altre dimensioni, gnomi, elfi, fate. Fa parte dell'essere umano sentire che queste creature esistano. Il mondo invece sta andando nella direzione opposta al mondo
nel libro anche ne parlo spesso di questo tema, cioè come se ci fosse una speciazione per cui molti esseri umani andranno o nella direzione dello zombie o della macchina. Sono due orizzonti da film distopico, ma verosimile, viste le notizie che anche abbiamo affrontato stasera. Sicuramente c'è invece una comunità umana di persone che trarrà bellezza, come dire, vantaggio da queste forze dell'ostacolo molto potenti. E quindi ci si forgia, ci si tempra, ci si raduna, ci si vuole più bene. Si scopriranno sicuramente maggiormente le vie dell'amore, della solidarietà, della fratellanza, della sorellanza, il femminino sacro, no? Quelli sono i valori del futuro, del nuovo mondo. Però dobbiamo passare dal peggio del maschile e del maschilismo, cioè del degrado proprio. Anzi, guarda, ne approfitto. Oggi è il 9 di aprile, noi vabbè, sabato siamo alla Sacra insieme, ma la settimana dopo, il 20, è venuto fuori un weekend, quindi siamo in centro Italia, a Loreto, nelle Marche, bellissima località. Il sabato saremo con io, Marco Enrico, Savio, Nicola Bizzi, Davide Rossi e Andrea Cugerino. Quindi per ora siamo noi sei, ma con ospiti a sorpresa, come tutte le conferenze dal vivo, è già ovviamente prenotabile, poi metteremo le locandine. E visto che molti vengono anche da fuori, il giorno dopo parte dello staff si fermerà, perché insieme ad Andrea abbiamo questo evento patrocinato da Facciamo Finta Che, se riesci me lo zoomi, domenica 21 aprile Ancona, passeggiata meditativa e luoghi di potere con Andrea Cugerino, mini trekking spirituale Monte Conero, e stamattina l'avevano indovinato, vero Marco? Passeggiata, arti sensoriali, suoni con Lady Eterea, che salutiamo, dalle 11 alle 17, vedete che c'è poi WhatsApp, email, scrivete direttamente per questo evento solo a questi numeri, perché sono patrocinato, la facciamo finta che, visto che noi siamo il sabato e questo evento è domenica, ci teniamo a diffonderlo in modo che a chi ha piacere possa fare entrambi i giorni. Poi so che anche Savio sta preparando una sorpresa, insomma è un divenire. Allora, siamo pronti, abbiamo il trailer, perché vorrei cambiare argomento e dire anche... stamattina io mi sveglio e come prima cosa Marco Enrico alle 6 mi ha mandato questo, se ti va, mettiamo le immagini mentre lo commentiamo, e il cui trailer è uscito questa notte, e sì. Di che cosa si parla? Guarda, è molto interessante. Dunque, intanto spieghiamo una cosa: abbiamo tolto la voce, quindi la musica, ed è visto allo specchio per non incorrere in tagli e censure, sì, perché, varie. Sì, perché è un trailer in uscita, quindi è uscito ieri sera. Esatto. A noi interessa solo commentarlo. Sì, e quindi niente, si tratta di un film. Uscito, deve ancora uscire, no? Negli Stati Uniti, poi arriverà quest'estate in Italia, ed è la storia, una storia d'amore naturalmente, perché gli americani devono mettere quella per attirare il pubblico femminile, in cui si narra quello che è avvenuto nel famoso lancio, il viaggio e cose, per andare sulla Luna. Non è. E quindi tutto ciò che è avvenuto dietro, ma attenzione, 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 narra, sembra che la sceneggiatura, come se l'avesse scritta Mazzucco, ecco, la sceneggiatura è così, con proprio due o tre particolari infimi, no, in mezzo, ma che potrebbero essere note di colore, ma diciamo che il 98-99% del film l'avrebbe potuto scrivere tranquillamente Mazzucco, ecco, è fenomenale. Ve lo spiego. Allora, stiamo vedendo le immagini. La NASA in rovina, si accorge che c'è uno sproposito di fondi che non stanno andando a buon fine, chiama lei, che è la miglior responsabile marketing al mondo, che si deve occupare dello sbarco sulla Luna. E allora intanto si vedono le scene dove gli astronauti vengono sostituiti, e le interviste le fanno gli attori, quindi sostituiscono gli astronauti con gli attori. Dopodiché dicono palesemente, a causa di questa gara chi arriva prima coi russi, non possiamo rischiare di fare brutta figura. Quindi come si fa? Lo si fa finto, convocano un regista
e fanno l'intero, ecco questo è il regista che convocano, e fanno l'intera scenetta finta che poi è quello che tutti gli americani hanno visto. Questo secondo me è emblematico perché ne abbiamo parlato anche del ma dove vogliono andare a parare, non potendo più sostenere tutto il fake di quel che ha girato, quindi dopo che per una vita hanno detto che i filmati erano veri, eccetera, eccetera, la gente nel 2024 non ci crede più, le tute che non hanno più la tecnologia, il filmato che purtroppo serviva un nastro e ci hanno registrato sopra, non c'è più. Quindi dopo aver fatto una serie di, e fra l'altro questa era la versione ufficiale, ricordatevi che gli stessi telegiornali, Mentana, che vi vorrebbero spiegare l'attualità, sono quelli che dicevano che quei filmati erano veri, che era normale perdere e sovrascrivere un filmato dello sbarco sulla Luna, che era normale parlarsi col telefono in collegamento in diretta col presidente, che era tutto vero. E adesso con i film cominciano a dire sì, quel che vedete era tutto finto, ma era perché era un'operazione di marketing, perché se no le persone non si sarebbero interessate alle missioni aerospaziali, quindi servivano gli attori, servivano i filmati finti. Questo a parer mio è una svolta eclatante, sì, perché preparano il terreno a dire sì, era tutto finto, e allora era un'operazione di marketing. Sì, ma guarda, intanto rispondiamo subito a due domande. Uno dice, chiede chi è che l'ha finanziato, o chi l'ha finanziato direttamente, non lo so, è edito dalla Apple Film, quindi va su, penso che finisca inizialmente sulla Apple TV, non lo so, andrà nei cinema. Il titolo in inglese, perché al momento non c'è ancora quello in italiano, è in inglese Fly Me to the Moon, in italiano non lo so, uscirà, ci sarà qualche cosa di perché lo cambieranno anche perché ma allora potrebbero anche lasciarlo in originale se non gli viene un gioco di parole, perché Fly Me to the Moon è la canzone Fly Me to the Moon, quindi è un gioco di parole, lo potevi sapere tu e gli ascoltatori, non io, ecco, non sapevo però, che quindi, esistesse una canzone. Quindi staremo, potrebbero anche lasciarli in originale perché è conosciuta anche in Italia, però magari andranno a cambiare. Ma qua è veramente il perché ammettono che era tutto finto. Addirittura con Marco Enrico, pesantemente diabolico nel senso buono, Marco Enrico è andato a vedere il trailer in inglese per vedere se c'erano delle differenze e ha trovato differenze. Qui c'è il provolezzo, la prova del pettegolezzo, come diceva Ezio Greggio, no, a suo tempo. Allora, avevo un attimo questa mattina, mentre il computer mi faceva un'elaborazione, sono andato a cercarmi, come ha detto giustamente Gianluca, anche il trailer in inglese, è identico se non per una scena in più che è inserita in quello in inglese, c'è qualche secondo in più, in cui niente, c'è l'attore principale che conosce l'attrice al bar prima della presentazione ufficiale. Però io ho seguito no, tutto il discorso, la traduzione in italiano ha delle differenze, con quelle in inglese. Facciamo, vabbè, una è banale, però è un po' sintomatica. Una è quando l'avete visto, il regista è quel signore con il gilet tutto colorato e che passa assieme all'attrice principale, che è questa specialista in marketing che doveva appassionare il popolo ai voli, di nuovo ai voli nello spazio, perché si stava disinteressando. Ebbene, a lei arriva l'incarico di creare la sceneggiata, i video, perché se nel caso il volo fosse andato male ci sarebbe stato comunque il video. Ebbene, lei accompagna il regista negli studios e ci sono lì degli agenti della CIA, comunque della sicurezza FBI, e lei gli dice: naturalmente di tutto questo non si deve fare parola in giro, e lui dice: ah no, questo io non l'accetto. E lei in italiano dice: beh, non c'è problema, ti uccideranno, no? Mentre invece in inglese ti spareranno, il che è più corretto, no? Però forse sparare in italiano non era bello, ti uccideranno.
Poi dunque c'è una curiosità sul fatto che quando i cattivoni, no, che sono quelli della NASA con degli ufficiali dell'aviazione, eccetera, dei generali, si incontrano per decidere, il grande capo, che non è quello della NASA, ma è un ufficiale, dice che noi non possiamo perdere contro i russi la corsa nello spazio. In realtà all'epoca avrebbero detto contro i sovietici, perché non veniva proprio utilizzato il termine russi all'epoca, perché c'era l'Unione Sovietica e non c'era il, cioè i russi c'erano naturalmente, ma erano compresi fra gli Hanno messo un rafforzativo per la situazione politica attuale. per la Ma situazione invece attuale, hanno sottolineato sì, la situazione attuale, hanno sottolineato la situazione c'è attuale. anche una citazio Sì. al regista, ecco, che poi hanno utilizzato però davvero Sì, adesso come. sì, ma ci arriva velocissimo. Sì, altre piccole difformità del tipo in uno dice, il regista dice, quando vedi che i due no, si battono assieme, che non sono capaci a fare gli attori. Uno dice, ah, il mio Armstrong è uno stronzetto, mentre invece nella versione inglese è detto al femminile, dice una streghetta piagnucolosa. No? Qui l'hanno un po' aggiustata. Mentre invece in un'altra occasione dice, quando c'è il tizio che parla in televisione, no? Che il politico che dice che la NASA dice è un disastro unico, mentre invece in italiano è molto più adulcorato e dice un pasticcio enorme. Ma arriviamo alla cosa più bella, è quella che alla fine lei, disperata, che vede che non riescono a fare questo video, e si dice a se stessa ad alta voce, no? Dovevamo chiamare Kubrick. Per fare questo filmato. Mentre invece, curiosamente, nella versione americana c'è scritto dovevamo chiamare Cooper. Io sono dal basso della mia ignoranza in campo filmistico, sono andato a cercare il regista Cooper per vedere che film avesse fatto, no? Pensavo fosse avesse fatto film sullo spazio, no? Qualche cosa. E ho trovato due registi che si chiamano Cooper. Uno è Bradley Cooper e l'altro è Scott Cooper. Curiosamente, uno è nato nel 75 e l'altro nel 70, sono nati addirittura tutti e due dopo la cosa. Uno dei due, che adesso non ti so dire, forse Bradley, l'unica cosa che potrei dire che c'entra qualche cosa con questo mondo un po' particolare è che ha partecipato a qualche film di adesso non me li ricordo, quelli X Factor, no, non X Factor, X-Files. X Files, ecco, ha partecipato, l'unica quando faceva l'attore, poi è diventato regista e la cosa è morta lì. Questa è quanto No, ma abbiamo visto. ecco, sottolineiamo che nella versione italiana citano Sì. Kubrick, che è ormai versione riconosciuta, sia il vero regista di Sì. Sì. quel filmato fake che hanno spacciato e commentato per vero fino a ieri. E il fatto che lo dicano, che però vedete come mettono elementi di realtà o che risuonino, forse perché ormai sanno che la versione diffusa è quella che proprio, a parte che c'erano anche tutte le prove, ma se seguite anche i documentari di Mazzucco o chiunque abbia fatto le ricerche, è palese che Kubrick fosse alla NASA in quei giorni e stesse lavorando a qualcosa, quindi 2 più 2, quel filmato l'ha fatto lui, palesemente falso. E il fatto che lo dicano è proprio perché è una tecnica proprio della CIA, non riescono più a tenere le informazioni e allora cominciano a preparare la popolazione a dire sì, è finto. E allora era una questione di marketing. Vi abbiamo mostrato, c'era anche un filmato finto perché comunque si doveva vedere solo il successo. Peccato che gli manca, e quindi è la tecnologia che non c'è più, e le tute che non ci sono più, e tutto il resto che non c'è oggi, perché allora c'era. Sì, Hanno però fatto una prima versione di marketing anche tutto, di quello? sì,
Però vedi, in tutto questo manca poi quella che è la realtà, no? Perché io sicuramente, che ne so, Cicapo Open se ne sarebbero sicuramente accorti, l'avrebbero detto, no? Però forse magari erano un po' distratti, non se ne sarebbero accorti. Qual è il problema? Che allora forse non lo sapevano, ma forse l'avrebbero dovuto sapere. Andare a fare delle fotografie sulla Luna con un Hasselblad, come si dicono che si erano portati dietro, non avrebbero mai potuto farlo. E perché? Perché l'Hasselblad era una macchina fotografica completamente meccanica all'epoca, erano solo così le macchine fotografiche, e lì sapete che se vai all'ombra vai molti gradi sotto zero, come arrivi al sole non c'è atmosfera e quindi la temperatura è altissima. Se eri al sole la pellicola sarebbe stata bruciata anche se dentro la macchina fotografica, se eri all'ombra la macchina fotografica non funzionava perché col freddo si sarebbe bloccata. Quindi avrebbero fatto più bella figura inventare la storia dicendo sì, siamo andati lo stesso, però non potendovelo far vedere ve lo facciamo vedere finto, una ricostruzione dallo studio, ecco. Mentre invece si sono buttati in questa farsa che dura da 60 anni quasi, no? E non ne veniamo fuori. Però, come dici te, giustamente, incominciano a dover dire qualche cosa, perché è talmente palese la faccenda. Sul fatto che abbiano detto Kubrick, attenzione, in italiano al momento c'è solamente il trailer, il film uscirà quest'estate, probabilmente lo stanno ancora sì e no traducendo in italiano, nella migliore delle ipotesi. Stiamo a vedere, però l'effetto domino qual è? Se vi hanno mentito su quello, l'hanno difeso fino a oggi, neanche fino a ieri, fino a oggi, continuano a difendere quella versione prendendo in giro chiunque in realtà gli faccia capire e sottolinei come siano falsi, in realtà le stesse persone vi hanno però anche detto il 2020, il 2021, la crisi, la Russia, l'Ucraina, il Medio Oriente. Andrea, dimmi. Sì, quando io da tanti anni seguo un po' tutti questi fenomeni, anche se non ne parlo mai, però la cosa, non so come definire, forse un po' spiacevole, e che qualora anche si arrivi al culmine di questo ragionamento che facciamo, per cui ci diranno, non siamo andati sulla Luna, era tutto un fake, oppure, le Torri Gemelle era un ologramma. Qualora anche si andasse in questo scenario, che se ci pensi è, come dire, rivoluzionario per la mente, mediamente purtroppo la gente dirà, perché la gente, secondo me, mediamente in questi ultimi decenni, soprattutto per il principio della rana bollita, è il contrario di quello che dicevamo all'inizio della puntata rispetto a Enrica Perucchietti e rispetto a tutti noi, anche il pubblico presente stasera, cioè la gente un po' puntua, cioè con acume intellettuale che si pone delle domande, mette insieme gli elementi. Mediamente, purtroppo, la gente è talmente anestetizzata, è talmente senza energie, è talmente malata, secondo me, da tutti i punti di vista, che qualora anche se arrivasse a queste cose che per noi sono scandalose, purtroppo c'è da dire che per la maggior parte delle persone sarà un, come si dice a Roma, no? Sti cazzi, cioè sti cazzi a Roma vuol dire chi se ne frega. E questa è un po' la civiltà moderna. Penso anche un po' dappertutto. No, perché qui a Torino si dice sti cazzi al contrario, no? Si dice sti cazzi, come dire, mannaggia, no, al contrario sti cazzi, è proprio il contrario, ma che cazzo ce ne frega. Invece qui a Torino si dice sti cazzi. Questo finisce nei meme sicuro, grazie, la differenza dell'uso delle sti cazzi, non ci avevo pensato, scusa, errore mio. Ci rifletto da anni su questi temi, già su sti cazzi. Fai bene, siamo noi per dirti, no, però che non fai bene. Quello su cui voglio riflettere è un po' questo tema, cioè di alcune persone che secondo me siamo noi, insieme a tutto il pubblico, di questa speciazione, per cui ci sono persone
che ragionano, che è una cosa scandalosa, se ci per noi è scontato che ti poni due o tre domande, metti in discussione certe cose e vinci le dicotomie oppure le contraddizioni che ci sono dal mainstream e quant'altro, ma mediamente purtroppo io temo che la gente sia abbastanza lobotomizzata, senza offendere nello specifico nessuno, e quindi diranno, come hai detto tu prima, probabilmente sti cazzi, sì, però intanto qual è il problema? È che loro per decenni, ma soprattutto in questi momenti topici, cioè di grande afflato emotivo a livello mondiale su casi particolari, tipo appunto lo sbarco sulla Luna, le Torri Gemelle e quant'altro, che cosa fanno loro? Creano un nutrimento di cioè, come dire, tutti noi siamo lì a dare attenzione, cioè energia, a questi qua che si puppano, ciucciano la nostra energia, la nostra attenzione. E poi la cosa grave è che dopo essersela mangiata di gusto questa nostra attenzione, cioè energia, quando ci diranno è tutto finto, molte poche persone diranno ma che cazzo, però io ho passato le ore a leggere, a guardare la televisione con emozione, a credere, io credevo in voi, nessuno si ribellerà, e questa è la cosa triste secondo me. Non si incazzerà nessuno. Anche a speranza. Fra l'altro, io veramente ci tengo anche a queste puntate e ci tengo anche ai ragionamenti che facciamo, perché quante persone si sono sentiti messi da parte, esiliati, ostracizzati, derisi, trattati come quelli strani, quelli che non si adeguano, emarginati, ma non tanto per quello che pensavano. Il mainstream si ferma prima, non è il tuo pensiero in sé, è per il fatto che osi avere il tuo pensiero e non prendi per oro colato quel che ti danno loro. Poi qualunque sia, allora comunque, citando il druido, stai sul cazzo, ma perché pensi? Osi pensare, avere un tuo... in questa civiltà distopica in cui viviamo, e quindi è giusto che si venga ghettizzati in questo mondo. Cosa stai mangiando mentre questo parli? È un cioccolatino. Ma dovevi mangiarlo adesso, il cioccolatino? No. Il cioccolatino, scusami, ma l'ha impacchettato la marmotta, il cioccolatino? Non lo so, è fanta. Sarà un cioccolatino più, conoscendolo, però non ho capito perché stava parlando, parlando anche di altri... E tu mangia... E già devi mangiarlo tra 10 secondi. E fai tu. Chi siamo noi per dirti quando può mangiare un druido o non può mangiare un druido? Com'è la frase sullo stregone che abbiamo messo nel libro? Lo stregone non è mai né in anticipo e né in ritardo. Arriva e mangia esattamente quando intende farlo, anche se ti sta parlando con 2000 persone. Sì, ma il cibo è un momento, soprattutto in Italia. Io quando faccio... No, ma io ti adoro. Ne parlavo proprio ieri con Fra Lalai, con cui faremo attività in futuro. E quando organizziamo le attività con lei, io metto sempre prima o dopo un banchetto, tipo un aperitivo prima oppure una cena dopo. E lei che vive ad Amsterdam dice, ma Andrea, ma cazzo? Io dico, no, Fra, qua siamo in Italia. In Italia è fondamentale inserire... Il buffet. Il buffet, questa è una cosa molto bella, secondo me è una delle cose più belle dell'italianità, è una cosa da conservare. Io ti adoro. Il conversare mangiando, bevendo, nei popoli del nord che io di solito stimo e amo non succede questo, io non li amo per questo, vai nei posti tutti tristi da soli, c'è... l'Italia invece... Vuoi mettere andare in spiaggia... con la teglia di melanzane, sono noi. No, io dicendo, una bella cena, tutti insieme, mangiamo tutti in diretta, la cosa più bella del mondo. La convivialità, come dicono in chat. Sappi che non vedo l'ora sabato di vedere quel che accade un'intera giornata alla Sacra, perché io e Andrea canalizziamo, sono apparsi ma testimonianze alla mano, strane luci nel cielo, animali totemici, aquile che ci volavano sopra, è accaduto già di tutto, ma ci si diverte anche molto, quindi se vi va prenotate, rapido giro anche, abbiamo anche la puntata di domani sera, visto che siamo in chiusura, vi voglio presentare un amico che conoscete o nelle conferenze dal vivo o perché scrive gli articoli sul blog,
Impatti planetari, la fine di Atlantide, Davide Baroni domani, ore 21:30, su Facciamo Finta Che. Ovviamente partiamo dal mattino alle 8 con la sveglia nel Bonde Graia, fra qualche ora, che non cambia neanche stanza, vi aspetta lì, perché lo deve anche preparare. E ma poi alle 4... Vado a lavare, poi dopo ritorno. Non dormire, che lui dorme 27 minuti a notte. E poi abbiamo alle 14 l'editoriale, insieme a me, al buon Mesbet. Ne vedremo delle belle. Io vi voglio ringraziare anche perché in qualche modo avete anche sposato quest'idea degli ospiti a sorpresa. Domani uscirà la locandina con i nomi aggiornati. Se vi è piaciuto stare con noi, vi chiedo un like, una condivisione. Grazie a chiunque si sia potuto abbonare anche a questo canale, un super sticker, una donazione o anche solo un sostegno ai nostri libri. Gli ospiti ormai li vedete, io... Per me, se sono fra amici, è un bel lavorare, quindi tutto lo staff impegnato con Sotto l'Antartide, che è stata la prima nostra uscita, con prefazione di Nicola Bizzi, postfazione al giovane Mesbet, insieme a Umberto Visiani, a Quattro Mani, Terracava col buon Marco Rico De Graia, Il Re del Mondo, Agartha, Shambhala, Shangri-La e Luz, disponibile in tutti i formati, e l'ultimo, il nuovo arrivato, sta già facendo parlare molto di sé, anche nelle classifiche, Geografia Sacra, Portali, Dimensionali, Percorsi e Luoghi di Potere, dentro e fuori di noi. Anzi, chiedo a te, Marco, che tu sei quello più sulle statistiche, come stanno andando, come vanno le classifiche anche di questo momento? Guarda, il primo continua a vendere molto bene, devo dire che oramai ha superato la cupola, no? che racchiude il mondo degli ascoltatori di questo canale, perché sta arrivando a un altro pubblico, perché dopo oramai cosa sono 2 mesi non è più solamente il pubblico di Facciamo Finta Che allargato, intendo dire, che lo compra, ma è anche qualcun altro, perché o l'ha visto nelle classifiche o l'ha sentito dire da qualcuno o gli è capitato, insomma, di avere l'informazione, ma soprattutto io penso, anche vedendolo nelle classifiche, uno si incuriosisce, va a leggere che cosa è avvenuto e lo compra, perché sta mantenendo un livello di vendite che è veramente veramente molto buono. Per quanto riguarda invece il libro di Cogerino, sta facendo un'ottima performance, sta facendo il figurone, perché nonostante si è inserito in altre classifiche, sovente è secondo, terzo, è riuscito ad arrivare solamente un paio di volte primo, ma per pochissimo, perché è in un mondo difficile lui, in un mondo difficile, mentre invece... Mondo fantasy è molto battuto. Voglio dire, sì. Si sta combattendo contro dei, come dire... Colossi. Esatto, mentre invece il mio oggi pomeriggio, il mio, cioè insomma il nostro, quello che ho messo giù, è uscito per la prima volta dal primo posto in classifica, è fermo al secondo, poi adesso andiamo a vedere domani mattina, però direi che 40 giorni giusti, primo in classifica, fin dal primo giorno nella sua classifica, è stato sottolineato e indicato come migliori novità, eccetera. Direi che è decisamente buono. Ringrazio, e qui mi rivolgo agli amici nei commenti o in chat. È vero che quando Marco Enrico ci racconta anche le classifiche dei libri, che magari a uno non può fregare una mazza, ma ti appassioni come se stessi sentendo una finale di Champions. Ti dice che ha quel modo di raccontare che uno finisce per appassionarsi anche alle classifiche dei libri, che uno potrebbe dire sti cazzi, non so in quale regione. Alla romana, ecco. E invece uno rimane lì e dice, ora voglio sapere come va a finire questa storia quando te la racconta Marco Enrico. Allora... Giovedì parleremo delle recensioni. Allora, le recensioni, le classifiche, no, gli le ultimi 100 metri, la recensione. Beh, mi piaceva la telecronaca, che sembra Galeazzi con i fratelli a bagnare. Andiamo a prendere l'oro, andiamo a vincere. Guarda, le ultime pagaiate, va bene. No, guarda, due parole sulle recensioni. Voi sapete che
nelle varie, piattaforme, no? Sia IBS piuttosto che quello che volete. Ci sono le recensioni che è possibile dare. Normalmente viaggiano all'americana con 5 stelle. Uno non mi è piaciuto, 5 mi è piaciuto molto. E tutti i libri sono, tutti e tre i libri, cioè no, i primi due sono a 4,3, quello di Cogerino al momento ha preso ancora pochi voti, 3 o 4. Allora andate a votare, andate a votare, questa l'abbiamo registrato, è Gianluca che dice andate a votare, adesso lo ricazzeremo. Stop al televoto, facciamo entrare la busta. E quindi lui ha 5, per il momento ha 5 perché e quindi però sai. Quindi andate a votare gli altri due o abbassare la media di Cogerino, per favore. Ecco, una delle, in modo da essere così, fare spirito di spogliatoio. Abbassare la... Va bene, Cogerino ti voto, ok, fantastico. Io voglio ringraziare il buon Mesbet, anche oggi Tour de Force, il buon Marco De Graia, separiamo solo qualche ora, non ti preoccupare, il buon Druido che è con noi, mangia, bevi, fai cosa vuoi, hai carta bianca. Quando ci Dai vediamo che... questa settimana io e te? Vi do una perla che pochi conoscono, al torneo di Wimbledon, si può dire, sì. Sì. Il piatto tipico che fa molto chic sono le fragole con la panna che ti guardi, qui ci sta uno sticazzi, però è proprio dici niente. Chiudiamo con questo, va bene, grazie di cuore a tutti, anche voi amici da casa, YouTube, Facebook, X, tutti riuniti, a domani, vi si vuole bene, vi dico solo grazie al di qua e al di là dello schermo. Ciao a tutti, a domani mattina. Ciao. Veramente fedelissimi gli abbonati, ma anche ai nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto come al solito, veterani.